Gli strappi della violenza, riflessioni e azioni dell'Università degli Studi di Milano Bicocca è il titolo della giornata costellata di eventi che ha rimarcato l'impegno dell'Università di Milano Bicocca nel contrasto alla violenza sulle donne. L'attivazione di uno sportello antiviolenza, in convenzione con CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, e l'associazione SVS Donna Aiuta Donna Onlus, aperto a tutta la comunità accademica, ha dato concretezza a una giornata molto importante. Oggi secondo me è una giornata speciale. Apriamo questo centro antiviolenza in Ateneo, in campus, un centro antiviolenza aperto a tutta la nostra comunità, studentesse, studenti, personale tecnico-amministrativo, docenti, ma aperto anche alla popolazione. Quindi chi vuole può venire qua a parlare di quello che gli sta succedendo. Io voglio sottolineare perché è importante aprire un centro antiviolenza all'interno delle università. Infatti, quando noi parliamo oggi, no, se ne parla molto di patriarcato, del significato, no, di questo termine, e se viviamo o meno in una società che, come dire, impedisce, discriminante rispetto a quello che sono i desiderata e le ambizioni di una donna. Noi in questo paese abbiamo, ahimè, ogni 3 giorni una donna che cade per mano spesso di un conoscente, di un familiare, di una persona a lei vicino. Quindi, come dire, il femminicidio è la punta di un iceberg molto grande, che sono tutte le forme di discriminazione economica, psicologica, che le donne subiscono. Oggi è una giornata veramente importante per l'Università di Milano Bicocca, perché abbiamo presentato una serie di iniziative che abbiamo messo in campo per contrastare forme di violenza e molestia sulle donne. Abbiamo parlato di una indagine che stiamo realizzando in Ateneo per conoscere il fenomeno, abbiamo parlato di una campagna di sensibilizzazione che prevede l'affissione di adesivi nei bagni dell'Ateneo, attraverso i quali comunicare tramite frasi ad effetto l'importanza del tema e soprattutto quello che l'Ateneo fa su queste tematiche. Abbiamo inoltre inaugurato un nostro sportello antiviolenza, dico nostro perché è il primo esempio di sportello antiviolenza all'interno di un campus universitario. Sarà uno sportello rivolto a tutte le studentesse del nostro Ateneo, ma anche a tutte le nostre lavoratrici, quindi donne del personale tecnico-amministrativo, ma anche del corpo docente di ricerca, che potranno rivolgersi allo sportello, che sarà aperto 2 volte al mese e accompagnato da una reperibilità telefonica in grado di garantire una continuità del servizio. Lo sportello è stato realizzato in collaborazione con 2 importantissimi centri antiviolenza della realtà milanese, che sono CADMI e SVS, e proprio personale di questi 2 centri lavoreranno anche nel nostro sportello. Lo sportello, che seguirà anche CADMI, Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, sarà uno sportello aperto a tutte le studentesse, ma pensiamo che possa essere interessante anche per i docenti e per tutto il personale che lavora all'interno dell'università, perché è sicuramente un'apertura di quello che facciamo nei nostri centri antiviolenza in un contesto diverso dal solito, dove pensiamo di accogliere donne anche più giovani, che sempre di più anche nei nostri centri antiviolenza chiedono aiuto, informazioni, chiedono di essere supportate, e sarà uno sportello assolutamente in segretezza, non giudicante, anonimato, che può essere anche di una utilità per uscire dalla violenza per chiunque. I premi di laurea in memoria di Sofia Castelli, giovane studentessa assassinata nel 2023 per mano del suo ex fidanzato, sono stati conferiti a Valentina Rinaldi e Antonio Sibilia per le loro tesi sulla violenza domestica e la protezione internazionale, alla presenza del padre di Sofia. Sono molto contento di aver ricevuto questo prestigioso premio in memoria di Sofia Castelli. Ringrazio la mia relatrice, professoressa Marina Calloni, e la correlatrice, dottoressa Daniela Belliti, per avermi aiutato a sviluppare questa tesi di laurea, che parte dalla tragedia di Eschilo, delle supplici, queste donne che sfuggono dalla violenza di genere dei cugini che vogliono sposarle e si rifugiano in una democrazia che è quella greca. Sono contento che anche oggi le democrazie odierne possano sensibilizzare, appunto, attraverso questi eventi la cittadinanza verso una tematica così importante come quella della violenza di genere. Ha completato la giornata l'artista Patrizia Benedetta Fratus, che ha introdotto Remake, un'opera collettiva di arte sociale che ha coinvolto la comunità accademica e la cittadinanza nel tessere una grande rete in diversi toni di colore con molti squash al suo interno. Ognuno ha potuto ripararne nella misura e nella modalità di cui era capace, generando così un nuovo segno e ricucendo, a suo modo, gli strappi della violenza.